Borgonzoni, Lucia Borgonzoni, collegata da Bologna, della Lega Nord, perché c'è un altro passaggio in questa storia che però dobbiamo fare. In realtà questo signore aveva avuto almeno due mandati ad andarsene, l'avevano cacciato via dall'Italia, gli avevano dato era il foglio di via. Era stato chiuso anche dentro un CIE. Esatto, era stato chiuso. Anche dentro un CIE, poi la Russia non l'aveva riconosciuto, ma neanche altri paesi. Questo però ci dice anche quanto sia difficile fare rimpatri, no? Quando noi parliamo di 183.000 migranti che arrivano dall'Africa. Sì, però bisogna capire una cosa, che se noi abbiamo un delinquente non possiamo neanche pensare che, visto che non c'è uno Stato che lo riconosce, perché lui ci dà dei dati sbagliati, noi lo rimettiamo in giro sul territorio, perché poi questi sono i risultati. Prima, quando parlavate del fatto della fascinazione del male, bisogna ricordare che in quelle zone c'è una storia ottocentesca del brigantaggio, per cui il passatore. Allora ora abbiamo anche dei giornali locali che in qualche modo vanno a abbinare i nostri briganti o a fare comunque dei collegamenti fra il brigantaggio e lui, per cui il rischio sicuramente di una fascinazione verso il male, questo c'è. Il fatto che lui lì abbia avuto degli appoggi, anche se magari in questo preciso momento non ce li ha, questo è sicuro, perché al di fuori dei due omicidi ultimi c'erano stati, o comunque lui è stato collegato anche a altre rapine e altri omicidi, per cui sicuramente lui ha una serie di contatti su quel territorio. Poi l'altra cosa assurda, come la persona che è intervenuto prima ha detto, è il fatto che questo andava in giro con arco, balestra, accetta e rapinava le persone. Queste sono leggende metropolitane, però l'avete sentito al nostro pezzo, era sotto gli occhi di tutti. Beh, leggenda metropolitana, una però è anche apparsa sui giornali, è il sindaco di uno di quei comuni che lo dice di esserselo trovato davanti con un'accetta che gli ha rubato portafoglio e tutto quello che aveva, stava scendendo dall'auto. Tutti lo conoscevano, tutti lo tolleravano, girava dappertutto. Io mi ricordo già nei primi giorni le persone che parlavano, che avevano lì attività commerciali, piadinerie. Lei è di quelle parti, Borgonzoni, lei è di quelle parti, lei poi c'è tutto, sì, poi c'è tutto un mondo di persone che sono, sì, la conosco bene, sono terrorizzate, perché è vero che continuano ad andare avanti le attività commerciali, ci mancherebbe, sicuramente è un popolo di grandi lavoratori quello di quelle zone, per cui continua, però hanno paura. Io conosco tanta gente che dice la prima volta in vita nostra che realmente abbiamo paura a stare nella nostra attività commerciale la sera. Vabbè, insomma, se ci sono le persone.